Salve mister, Gianmarco Giardini Centro, benvenuto a Chieti, le chiedo di raccontarci un po' questa vigilia un po' diversa dalle solite, perché lei è arrivato giovedì sera, ha fatto due allenamenti, come ha visto la squadra, che impressioni ha avuto e soprattutto in due giorni cosa, su cosa ha lavorato? Allora, innanzitutto salve, quando sono stato chiamato dalla proprietà e dal direttore non ho esitato minimamente a poter accettare questo incarico, perché penso che una piazza come Chieti, ma soprattutto una proprietà come quella che sta a Chieti, penso che non sia facile trovarla in un contesto dilettante. Magari sarebbe stato molto più tranquillo arrivare martedì sereno e tranquillo, non mettendoci la faccia. Invece, siccome credo fortemente in questo progetto, soprattutto in questa squadra, ho voluto anche io venire prima per poter vedere, per poter cercare di quantomeno di non perdere dei punti importanti che poi possono servire in seguito. Ho trovato una squadra che si è messa a disposizione subito, vogliosa, e solitamente quando c'è un cambio di allenatore a volte c'è, i giocatori sono legati a chi magari l'ha portato, perché magari si legano, però invece ho trovato un gruppo che si è messo subito a disposizione e questo mi ha fatto veramente piacere. È naturale che quando entri in un gruppo nuovo lavori su, quando c'è un cambio di allenatore lavori sulla testa, perché in due giorni riesci poco a poter lavorare tatticamente, quindi cerchi di entrare in delle dinamiche che magari a qualche ragazzo c'è da lavorarci. Esatto. Mister, la mia domanda è questa. Ovviamente ci sarà una partita difficile contro una delle squadre accreditate alla vittoria finale. Mi dà un giudizio su questo girone? Perché per molti forse il livello si è un po' abbassato sotto l'aspetto tecnico e tattico, però ogni domenica vengono fuori delle sorprese, la quart'ultima spesso e volentieri ha la forza di poter battere la terza, la quarta, la quinta in classifica. Ecco, c'è la speranza di sovvertire il pronostico già da domenica? Quando io ho avuto il piacere di poter fare diversi gironi, sia quello H che il girone G, che anche quello girone E. E tutti dicono sempre che questo è più facile, l'altro è più semplice, l'altro è più difficile. Quando pensate che tutte le partite, tutti i campionati vanno giocati, a prescindere. Poi magari c'è qualche girone dove il discorso giovani ha più prevalenza rispetto ad altri, sicuramente. O il fattore campo, per esempio, il girone G. Ci sono molte squadre queste romane che anche noi incontriamo dove non c'è quel fattore stadio, quel fattore tifosi e quant'altro. Che possa essere facile, come diceva lei, non ne sono convinto. Tutti, come dicevo prima, sono partite difficili da potersi giocare. Noi dovremmo essere bravi, pensavo, parlando anche con la proprietà, con il nostro direttore, di mantenere un profilo basso, secondo me, nel senso che essere l'umiltà e la voglia, la motivazione di arrivare in alto, ma essere umili, avere sempre i piedi ben piantati a terra. E se siamo capaci di arrivare, penso, al giro di boa, tra le prime, poi dopo sarà sicuramente un altro La campionato. seconda e ultima per me sarà, credo, domani un Chieti, mi passi il termine, un po' ibrido, no? Perché lei è arrivato da pochissimi giorni. Può dare una scadenza, ci può dire quando vedremo il vero Chieti di Chianese, in base ovviamente alle sue idee tattiche e a quello che sarà anche, immagino, una variazione non solo appunto tattica, ma anche fisica, se ce n'è bisogno. Ci vorrà un po' di tempo sicuramente, io adesso come ho detto prima sto lavorando sulla testa, però sarebbe molto facile per me ed essere, come dire, vabbè io subentro, non ho fatto la squadra, quindi le mie colpe, non è, io non penso che sia, se mi assumo delle responsabilità, io mi assumo anche nel guardare il tipo, ho accettato questo incarico anche perché conoscevo i giocatori e quindi mi assumo anche le responsabilità in tal senso, però è normale per quanto riguarda il mio credo calcistico ci vorrà un po' di tempo sicuramente. Perfetto, grazie. Ti usai? Sì, un buon pomeriggio, mister. Se ci vuoi dire qualcosa sul suo credo calcistico, sul suo, anche se possiamo, modulo che lei predilige, che magari nel tempo svilupperà qui. A Chieti, se ci dice qualcosa anche sul suo excursus, cioè cosa c'ha nel suo background, sappiamo che lei ha lavorato molto a livello di settore giovanile, non so se anche a livello di calcio giocato in passato ci può dire qualcosa in più. No, io per quanto riguarda il mio credo calcistico ho sempre, quasi sempre fatto il 4-3-3, però è normale che per quanto riguarda il materiale umano che ha a disposizione, essendo un allenatore che mi mette a disposizione
del mio direttore sportivo, quindi se è stata fatta una squadra che prima aveva delle prerogative, è normale che io mi adatto ai giocatori, perché noi dobbiamo fare sempre il bene dei calciatori, in tal senso. Però a me piace giocare a calcio, mi piace una costruzione base, mi piace che la squadra abbia intensità, che la squadra abbia un propositivo di calcio e di avere come dire, una qualità nel senso di avere carattere. Cioè, su ogni campo di dire noi siamo il Chieti e dire la nostra, poi magari saremmo più scarsi, cioè, però almeno abbiamo sudato la maglia. Questo è il mio credo calcistico. Per quanto riguarda il calciato, da calciatore sono stato un calciatore mediocre, molto mediocre, lascio il tempo che trovo. Da allenatore ho fatto per diversi anni ho fatto il settore giovanile, sono stato a Napoli, a Lecce, alla Salernitana, alla Nocerina, quando ero in B, alla Cavese, ho fatto molto il settore giovanile, mi sono passati molti giovani che adesso sono in Serie A, in Nazionale e quant'altro. E da grande, mettiamola così, ho fatto 6-7 anni di Serie D, vincendo qualche volta qualche playoff, sempre vincendo i giovani di valore. Quindi prediligo le squadre giovani, perché hanno la voglia di arrivare nel calcio che conta. Il giornale di ieri è Zappa Costa. Il suo predecessore è stato, sembra, esonerato per aver chiesto dopo la partita di Pineto rinforzi a dicembre. Lei chiederà rinforzi a dicembre o per conservare il posto di lavoro se ne starà un po' sulle sue quanto a Conservare richieste? discorsi il prossimo. E chiede, è giusto che io intervenga. No. Le motivazioni dell'esonero di Cotto non sono state assolutamente queste. Chi ha detto questa frase me lo deve venire a me in faccia. Chi ha Beh, è stata no, abbastanza chi ha unanime. no, no, unanime niente. Devo sapere chi dice un'informazione scorretta. Io non ho mai affermato che non voglio rinforzare la squadra perché l'ho sempre detto. Ho detto che bisogna rispettare il gruppo fino a dicembre perché è un gruppo di valore e a dicembre ci saranno le uscite. E le entrate. Lei ammazza un giovane se pensa dopo metà del campionato di andata, girone di andata, campionato di andata, lo ritengo già inadeguato. Quindi è inaccettabile da parte mia che si dicano cose del genere. Rispondiamo solo per quanto riguarda adesso, solo per quanto riguarda il No, posto di perché lavoro. questa cosa qui mi ha dato molto fastidio perché anch'io l'ho sentita. Sì, è uscita un po' su È una vari. cosa inadeguata come tante cose inadeguate che escono. E che bisogna valutarle prima di farle uscire. Quindi noi siamo a disposizione di voi giornalisti di telefonare alla società per avere informazioni vere, Ma quindi è solo corrette. per la mancanza di bel gioco, come ha detto domenica nel Sì, dopopartita. mancanza di gioco e altre situazioni aziendali, ma che non hanno niente a che fare col discorso del rinforzo della squadra. Io sono venuto a Chieti a portare dei capitali, a far crescere la società con dei progetti a medio termine importanti. Quindi non posso accettare che vengano date informazioni di questo genere, che sono assolutamente fuori luogo. Una volta per tutte non le voglio più sentire. Prego, mister. Dicevo, per quanto mi riguarda, mantenere il posto di lavoro. Fortunatamente ho sempre lavorato. E se fino adesso non stavo lavorando era per una mia scelta, perché cercavo un progetto del genere. Quindi io mi metto sempre in discussione. Fortunatamente non ho. Se lavoro, lavoro perché ho voglia di lavorare. Non ho mai mantenuto il posto, o non, mai, non mi sono mai permesso di scaldare il posto. Mai. Mister, lei prima ha detto che predilige il 4-3-3. Questa è una squadra che ha sempre giocato con la difesa a 3, o meglio, all'inizio difesa a 4, poi Cotta nelle ultime partite, nell'ultimo periodo ha sempre giocato a 3. Da domani vedremo già un Chieti con il cambio di modulo, quindi con il 4-3-3, e poi le chiedo se ci può fare un po' il punto sugli assenti, perché sappiamo che Palmisano è out, Innocenzo è out, Poletti dovrebbe rientrare Anche Ferrari. e Ferrari pure è out, se ci Sì, può sì. quindi confermare. No, no, è normale che in 2 giorni non è che puoi stravolgere chissà chi. Però vediamo, domani può darsi che ci possa essere un cambio, anche perché non si aspetta, visto però che c'è questo cambio. Evitiamo di dare le chicche e indicazioni alle squadre avversarie. Ci potrebbe essere, come non accade questo. Per quanto riguarda gli infortunati, noi abbiamo uno staff medico visto molto efficiente. Saranno bravi a metterli in condizione di poter lavorare insieme a noi. Ho sentito come sistema di gioco che predilige il 4-3-3, però È strano perché non l'ho mai detto questo.
ma sono tutti, perché hanno le informazioni prima di noi. Il problema è se sono sempre corretto oppure no. Il problema, la linea è quella, per quello che li ho bacchettati, perché loro devono dare l'informazione giusta. Dicevo un po' strano perché fino adesso non l'avevamo mai detto. Visto che noi abbiamo fatto l'annuncio, lo sa mister, in una certa giornata, il giorno era uscito la mattina dell'annuncio e ci siamo trovati in mister forse nuovo sul giornale. Mi perdoni con lui che mi ha chiamato, mi perdonano se sono stato forse maleducato, però non era giusto per quanto riguarda l'ufficio stampa, era giusto e doveroso che ci fossero i giusti passaggi, secondo me. Dicevo, 4-3-3, quindi tre punti o tre attaccanti a disposizione. Questa è la squadra che ha segnato 5 gol nelle prime due partite, e 4, sottolineo 4, nelle restanti 8. Queste tre punte, viste anche le assenze di qualcuno, nel gruppo, nel parco a disposizione, nell'organizzazione, dove si trovano? Dove cercherà? Chi ha in mente che possa... Perché mi stai dicendo, non ci sono allo stato attuale. Cioè, non ci sta gente che sente. Allora mi spoglio io, magari ho fatto l'attaccante, metto la maglia. Come calciatore mediocre. Ho letto anche poca esperienza. Vedremo. Sì, allora ripeto, per quanto mi riguarda, io dico, per quello che ho visto in questi due giorni, ho visto una squadra vogliosa. Che non si debba forse cambiare sistema di gioco, andare su qualcosa di le posso dare tranquillamente il mio fischietto, le viene la domenica e mi fa anche la formazione, perché solitamente si fa la formazione. Ho sentito anche questa, che solitamente si fanno le formazioni. C'è la formazione, l'anteprima del sabato. Sì. No, allora, al di là del... era un po' ironia. Io ho trovato, ripeto, una squadra vogliosa. Una squadra costruita, secondo il mio punto di vista, bene, sì. Che ha voglia di fare bene in un contesto, perché per me Chieti ha cultura e storia calcistica, quindi sanno l'importanza dove si trovano, e i ragazzi vogliono in primis fare bella figura e onorare la maglia che portano addosso, come ho detto prima. Poi, se c'è, non c'è, io penso se cambio modulo, se dovessi mai cambiare modulo, perché ci sono degli attaccanti da poterlo fare. Scusa, ho avuto una dimenticanza, ma dovevo portarle il libro sul centenario che ho scritto insieme a me. Mi farebbe piacere leggere, perché così c'è stato un vostro capitano che può aumentare può accrescere le sue conoscenze sulla piazza dove opera, Appena ho filmato mi ha chiamato un direttore sportivo che adesso è al nord, che ha fatto il capitano per parecchi anni qui, che è un mio carissimo amico. Mi ha fatto. È Battisti, credo. Esatto. Mi ha raccontato un po' di cose. Battisti, il Micona qua. Mi ha raccontato l'amore che nutre per questa città. A posto. A posto. Grazie. Perfetto.